Siamo qui con Fabio Cosio, Product Manager Materiali Visual Com di Poliedra. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei sapere quali novità di prodotto avete in questo momento. Abbiamo fatto un'introduzione di tre nuovi brand. Noi siamo partner storici di Avery Dennison per quanto riguarda i materiali autoadesivi, principalmente materiali di consumo, materiali da stampa. Abbiamo implementato la gamma introducendo anche Arlon, LG per tutta la gamma da interior e Aslan per quanto riguarda i materiali invece un po' più speciali, un po' più specifici. C'è in questo momento un focus specifico? Allora, noi stiamo puntando tantissimo sul discorso dell'interior, questo perché comunque riteniamo che sia uno dei mercati più promettenti, assolutamente in espansione, c'è sempre più domanda per svariati motivi, primo tra tutti quello comunque di poter aiutare anche le aziende che sono magari un po' più in difficoltà dal punto di vista economico con delle soluzioni di riqualificazione, di recupero che risultano essere più economiche rispetto ai sistemi tradizionali, senza poi dimenticare comunque che c'è tutto l'aspetto di design che comunque è veramente molto molto importante e lascia una versatilità ai progettisti che non c'è normalmente con i materiali naturali. Una domanda sul mercato, ci sono dei trend particolari in questo momento e cosa state facendo a livello strategico per intercettare i nuovi target? Ah, sembra un po' ovvio dirlo perché lo dicono veramente tutti, però la sostenibilità sta diventando uno degli argomenti più importanti. Noi ci rendiamo conto che magari non tanto il nostro cliente quanto l'end user proprio fa una richiesta sempre più intensa di materiali che soddisfino delle caratteristiche di ecologia o eco-friendly. Noi come Poliedra abbiamo un grosso vantaggio, nel senso che Poliedra nasce comunque come produttore di carta e di conseguenza tutto il discorso dell'ecologia, delle certificazioni, del green lo ha già affrontato da tanto tempo e noi nella divisione Visual Com, che quindi vendiamo la plastica, un materiale che normalmente non viene visto come un prodotto ecosostenibile, possiamo però sfruttare questa sinergia. Lo stiamo facendo proprio ragionando con una politica di non, come viene detto, mouthwashing o greenwashing, cioè parlare di green tanto per, ma cerchiamo proprio di dare ai clienti delle informazioni precise su per quale motivo un prodotto è più sostenibile e diventa una soluzione che può fare bene all'ambiente e può fare bene al mercato. Tutto chiarissimo, grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima.